Buongiorno amici da Joker. Non so se è un'anomalia, ma io ho scoperto una cosa che è da tempo che controllo. Praticamente nel setup dove praticamente adesso io carico il mio. Io sono, li ho chiamati M1 e M2 perché sono prove, no? Green light, give it all you got. Praticamente nella strategia, vedete, io ho salvato ultimamente uno, no? Perché è una mescola che è un treno di gomme, dovrebbe essere una mescola, in poche parole. Quindi ho scoperto questa strana cosa che mi cambia le carte in tavola. Ho passato una giornata intera, circa 14 ore di guida. Vabbè, comunque, poi parlerò di altre cose sui pneumatici. Allora, intanto io vado in guida, faccio soltanto un pezzo. Allora, nella mia strategia voglio la mescola 1. Io ho cambiato anche i freni, che li voglio più aggressivi, lì funziona, va bene, voglio i freni più forti davanti e dietro meno forti, infatti dentro al suo manuale dice, ok, non mi fermo qui. Vado subito al pit, no? Andiamo a vedere il setup. Strategia. Sta già iniziando a cambiare le carte. Da 1 sono salito a 2. Avete visto? Ok, torniamo indietro. Io ho chiesto la mescola 1. Io per quello non faccio i tempi. Allora stavo dicendo, ma com'è sta storia? Cioè, mi devo comprare un volante da 3.000 euro per fare i tempi come gli altri. Allora, adesso faccio proprio il giro completo, me ne sto proprio fregando del giudice, di tutte le sue stronzate che fa qui, dell'SA, che ho capito che cos'è alla fine. L'SA serve soltanto per andare nei server dove hanno, come si dice, li hanno noleggiati, perché ho visto che si vuole 6 euro al mese. Adesso esco fuori pista e vado direttamente ai pit. Andiamo a rivedere il setup. Strategia è già 3. Io man mano che continuo a far giri, questo qua inizia a salire 3 4 5. Andiamo indietro adesso, continuiamo a guidare, anzi facciamo una cosa, andiamo su strategia setup. Io voglio la mescola a 1, già da 3 mi ha messo 4, non so perché, lo sto salvando tranquillamente, salvo, ok, carico, treno gomme 1, carburante, i litri, quelli che voglio io, gomme asciutto, freni anteriori aggressivi, posteriori meno aggressivi, ok. Io adesso guido, mi faccio un mi finisco anche la gara, tanto non me ne frega niente dei punti, assolutamente. We've been given a stop and go. Slow car. Thank you.
Allora, 14 ore di guida tutto il giorno per vedere tutto, ho provato proprio tutto, dico vediamo l'assetti, proviamo a abbassare, facciamo così, non guadagna niente, però le gomme inizia a tranquillamente a manometterle, mi manomette la mescola, cioè praticamente se questa gomma mi spiattella o si consuma male, poi me la vedo io faccio le pressioni, guardate cosa fa il giudice, mi fa anche le punizioni, ho visto anche, tanto lo vedrete negli altri video che sto per caricare, mi fa le punizioni, no? Cioè, ma qui c'è qualcosa che non quadra, ragazzi, nel simulatore. Mi dice che mi dovrei fermare, io mi fermo adesso. Adesso io mi fermo, no? Mi dà le punizioni che non c'entra niente. Io me ne sto fregando di questi qua della loro gara. Adesso mi fermo. Mi puniscono senza che faccio niente. Ok, iniziamo a vedere questa magagna adesso. Penalità che non sono... Ah sì, forse perché sono uscito troppo veloce. Va bene, non ci sono problemi. Spegniamo il motore da solo, si dovrebbe spegnere da solo. Non si spegne? Andiamo indietro. Va bene così? Ok. Va bene capo? Ok. Grazie capo. Ok, adesso vediamo che cosa succede qui. Intanto non posso uscire. Lasciamolo bloccare, non è un problema, lascia. Io praticamente ho fatto 14 ore di gare e vedo che le mescole... E no ragazzo, Io adesso guardo il setup. Andiamo a vedere strategia, è già 4. Io ho messo la mescola 1. Non so perché automaticamente lui decide quello che non deve fare, lo devo fare io. È un lavoro mio. Ok, è 4. Ancora? Guarda, cos'è che vuole? Cos'è che vuole ancora questo giudice delle mie scatole? Cos'è che vuole? Sono fermato. Va a cagare, vai. Faccio vedere io. Ok. Squalificato per il tracciato. Va benissimo. Siamo qui. Non ci sono problemi. Tu mi puoi azzerare tutta questa cagata a destra? Me la azzeri tutta. Non me ne frega niente. Ma io volevo capire se era il mio volante che ho pagato, sudato, soldi guadagnati, o c'è qualcosa che non quadra qua dentro. Ok, adesso io esco fuori, esco da qui, ok, me ne vado nel mio tracciato adesso, nel mio, ok, me sto fregando dei suoi dati, queste cose qui, lì eravamo online, tanto qui è la stessa cosa, quindi, setup, ok. Io voglio capire se... no, non lo devi caricare. Andiamo a vedere strategia. Vedete? È già salvo a 1, è tutto regolare. Così, come io l'ho messo. Guidiamo. Green light, green light. Go, go, go. Qui non c'è il giudice.
Beh, se questa cosa sta qui, allora i freni si accendono in automatico, guardate, verdi, non so perché. Sono sempre accesi, quindi ho un problema già ai freni. Non si dovrebbero accendere col verde, quindi praticamente i freni, c'è qualcosa che non va nei freni? Mi si accende anche se li apro tutti, non è un problema. Cioè, 14 ore di prove, di setup, per non guadagnare proprio dei decimi. Cioè, è assurdo. Allora ho detto, momento, ma dentro qui c'è qualcosa che non quadra. Prima c'ho i freni accesi, poi c'ho le gomme che automaticamente mi cambia le carte. Adesso mi fermo già alla... Anzi no, continuo. Mi fermo adesso qua a fianco e vado direttamente nei box. Batti dove vuoi, fa quel cavolo che vuoi. Ok, andiamo adesso dentro perché ho abbassato la trazione, perché ho fatto un sacco di prove. Andiamo a vedere il setup. Strategia, da 1 già sta cambiando le carte automaticamente. Siamo a 2. Continuo. Praticamente giro dopo giro, no? Faccio 10 giri e mi trovo con le gomme a 20-22. Volevo fare un video corto, ma... Freni accesi in automatico. Allora mi sto domandando, ma perché io ho comprato in Steam questo gioco da loro originale, perché ho detto lo prendo lì, perché dato che ho avuto una scottatura con Project Cars 2, che ho visto che è una schifezza, ho detto l'ho comprato soltanto da un'altra parte, ma non c'entra niente, quindi comprerò ancora dove ho sempre comprato, che ti danno i codici e poi ti scarichi il gioco dove vuoi. E invece questo qua l'ho preso in Steam, ho detto anche se mi costa un euro in più non fa niente, prendiamo lì, perché pensavo che poteva essere magari degli scarti, è possibile, quando li vendono a poco sono giochi che hanno dei problemi, quindi l'azienda cosa fa? Se li scarta, li dà, li vende a poco e quindi, perché qua si parla di ditte, queste qua sono aziende che fanno milioni di soldi, cioè non è uno scherzo, quindi loro praticamente anche lo scarto se lo vendono. Ok, adesso mi fermo, andiamo a vedere. Io ce l'avevo uno, quindi io strategia è a 3, guardate, sta iniziando a salire, ogni giro aumenta sempre di più la mescola che io ho messo normalmente. Quindi vorrei capire se è normale che questa mescola cambia,
Vabbè, i litri li ho messi io, quindi man mano scendono, ma è normale che questa mescola cambia e i freni praticamente, andiamo a vedere qui i freni, dove sono i freni, non mi ricordo più, elettronica, ah no, qua è aereo. Allora mettiamolo a 6, ok, lo salvo. Caricato? No, scusate, ho sbagliato. Setup M5, ok. M65, salvo. E ho caricato. A6. Ok, ce l'ho sempre accese. Io adesso esco fuori. Esco dal gioco. Vediamo queste spie perché si accendono, ma si accendono anche online, non ho ancora capito il perché. Infatti nella loro spiegazione dice che praticamente queste spie non si devono accendere. M5, okay, andiamo a vedere il setup. È tornato adesso normalmente a 1, vedete, tutto normale. Andiamo a vedere i freni, sono a 6, ok. Partiamo. Green light, give it all you can. Ecco, adesso sono spenti, eh. Accesi. Le spie dei freni sono accese. Non so perché. È un'anomalia comunque, C'è un grosso bug potente. È uno scarto. Praticamente io ho comprato uno scarto, una pattumiera a basso costo, no? Di questa azienda che fa questo simulatore. Ok, io chiudo qui il video, ve l'ho fatto vedere, e così già con due simulatori ho trovato già due pecche in Project Cars 2. La Porsche 911 nel circuito di Le Mans 24 ore e nel circuito qui di Gran Premio di Monza gli si inizia a spaccare il motore con il suo assetto originale. Giro dopo giro, cioè ogni due giri il motore c'ha un danno, poi diventa dopo sei giri due danni, tre, quattro, inizia a salire e la macchina non funziona più. Ed è l'avevo comprato anche quello lì a basso costo, quindi adesso stiamo iniziando a capire che ci stanno dando degli scarti. Ciao a tutti, Joker chiude, al prossimo video. Ciao, bye.